oggi proviamo insieme lui il Vacuum Cleaner G9 di Xiaomi. Visto che siamo sempre alla ricerca di prodotti validi e con un buon rapporto qualità-prezzo, ho deciso di accettare appunto di provare questo prodotto per voi. Adesso facciamo l'unboxing insieme, lo apriamo e vediamo un po' tutte le caratteristiche, ma soprattutto lo mettiamo immediatamente all'opera. Eccolo qui aperto. Allora, andiamo a scoprire tutti i pezzi. Il tubo. Oh, apriamo queste scatole qui, ragazzi, e vediamo tutte le cosine dentro. Ok, ora vado a sballare tutto, lo monto e lo proviamo. Allora, penso di aver tirato fuori proprio tutto. Qui ci sono tutti i pezzi. Ok, andiamoli a vedere. Questo è ovviamente il tubo di aggancio, il caricabatterie, questo qui va appeso al muro, la spazzola, questa qui ragazzi serve per il divano, infatti adesso lo proveremo. Questo qui serve per gli angolini più nascosti. Questa spazzolina qui ha un doppio utilizzo. La potete utilizzare sia dal lato appunto più duro, diciamo, oppure andate ad andare così in avanti e potete usarla per spolverare. Poi abbiamo la spazzola principale che è unica, quindi appunto sicuramente andrà bene sia per i pavimenti duri che per i tappeti. Adesso comunque la utilizziamo subito. E poi c'è il coppo motore che è questo qui, eccolo qua. Viene in questo bel color rosso e bianco. Ho visto che c'è anche un tag, vediamo cosa dice. Allora, il tag essenzialmente ci dice che ha un potere di suzione di 120, ha 5 step di filtraggio, dopodiché la parte della polvere ovviamente è rimovibile per svuotarlo e ha 60 minuti di autonomia della batteria. E qui appunto ci fa vedere qualche immagine. Comunque, basta chiacchiere, proviamolo subito sul mio tappeto, sul mio pavimento e vediamo come funziona. Ok, per poterlo accendere bisogna appunto tirare su questo pulsantino qui. Vedete che ci sono tre livelli di potenza, 1, 2, 3. Adesso vi faccio sentire il suono di ognuno. Questo è uno, molto molto basso per spolverare. Questo è il 2. E questo è il 3. Io andrò sicuramente col 3 per il tappeto perché voglio appunto una suzione molto potente per poter andare a fondo ad aspirare. Saw you from the distance. Hey, you, can we talk? Hey, you, I think you're my subsistence. Hey, you, or am I wrong? Ed eccomi qua ragazze. Allora, volevo dirvi due parole rispetto a questo prodotto. Devo dire che mi ha stupito piacevolmente sul tappeto, dove appunto, come vi dicevo, io ho bisogno di una suzione esagerata e ovviamente mettendolo a 3, che ha appunto il grado di potenza più elevato, ha veramente aspirato in una maniera molto molto valida.
anche per quanto riguarda il divano, per esempio, perché sentivo proprio tirare forte, ma soprattutto il tappeto, come vedete, è perfetto. E vi faccio vedere anche cosa abbiamo aspirato, così vi rendete conto. Ed ecco qui la quantità appunto di polvere aspirata, ragazze. Avete visto che ho fatto il tappeto, ho fatto il divano e un pochino appunto di una parte della dining room. Abbiamo quindi una spazzola unica sia per il pavimento che per i tappeti. La spazzola del divano mi è sembrata super convincente perché comunque ha questo beccuccio che si muove e segue quindi i vostri movimenti rispetto alla forma che ha il divano stesso. E quindi va a seguire le forme del vostro divano o per esempio avete visto che ho aspirato anche il puff, anche in quel caso è stato super comodo. E vi devo dire la verità, mi sento comunque di darvi un feedback positivo, naturalmente dovrò continuare ad utilizzarlo. Per quanto riguarda le due potenze, quelle più basse, la 2 va benissimo per il pavimento, più che sufficiente, la 1 secondo me è un po' scarsina giusto per fare delle pulizie, non voglio dire sul pulito, ma quasi. Io vi lascio i link in descrizione per poter andare a vedere questo prodotto. Se ci sono degli sconti, sicuramente ve li aggiungerò proprio lì. E niente, io continuo con le mie pulizie. Ed ecco qua, vado a pranzo, ragazze. Allora, un piccolo trucchetto, non so se voi già lo utilizzate, ora vabbè, devo tutta mescolare bene la pasta perché il sugo è tutto sotto. Comunque, avevo voglia di ragù, non avevo il ragù pronto. Allora, che ho fatto? Ho utilizzato gli hamburger che avevo in casa, hamburger comunque di una qualità molto molto buona, di scottona. L'ho sbriciolato e semplicemente ho fatto quindi il ragù utilizzando l'hamburger. Adesso vado a spadellare per bene tutto. E praticamente riuscite a farvi appunto un sugo al ragù in questo modo molto easy, molto veloce e risolutivo. Eccola la carne, ragazzi, ho dato una spadellata perché non si vedeva poco niente. C'è un profumo buonissimo, veramente buono, sembrano delle mini polpettine. Spettacolare.